Inaugurata lo scorso 13 maggio la sede dell'Associazione Il Guardiano della Natura in Viale della Repubblica a Sulmona. La cerimonia, che si è aperta con l'esecuzione dell'inno nazionale eseguito dal soprano Diana Di Roio e dalla professoressa Maria Carmela Di Cesare, ha visto la partecipazione, tra le numerose istituzioni presenti, del capitano dei Carabinieri Toni Di Giosia, del sostituto commissario Rinaldo Rossi, del presidente dell'International Police Association Giuseppe Ninu, del vice sindaco di Sulmona Franco Casciani, del sindaco di Villa Lago Fernando Gatta. L'Associazione Nazionale Il Guardiano della Natura nasce nel 2015 come organizzazione di volontariato senza scopo di lucro, un'associazione che nel rispetto della legge sul volontariato agisce con fini di solidarietà umana, culturale e di utilità sociale. A presentare l'associazione è stato il presidente Venanzio D'Alessandro. Le attività dell'associazione sono prevalentemente rivolte ai ragazzi, attraverso l'autorevole coinvolgimento delle istruzioni scolastiche e di altri enti di volta in volta interessati. Esse perseguono lo scopo di contribuire alla realizzazione di modelli virtuosi a partire dalla tutela dell'ambiente, della biodiversità, dell'ecosistema e per giungere al fair play nelle relazioni umane e a favorire nei ragazzi l'entusiasmo e lo sviluppo delle migliori attitudini, affinché possano realizzarsi nella vita secondo i migliori propositi. La benedizione è porre sotto la protezione, sotto la custodia del Signore un qualcosa, un qualcuno. In modo particolare poniamo sotto la sua protezione questa sede, ma ancor prima di porre sotto la protezione del Signore la sede fisica, poniamo sotto la sua protezione tutte le attività e le persone che si adopereranno per rendere concreto, realizzato e fattibile tutti gli impegni dell'associazione sovraesposti dal Presidente. All'interno della sede è stato apposto il crocifisso di San Damiano dal rettore della Basilica Santuario del Volto Santo di Manuppello, padre Antonio Gentili. E questo crocifisso veramente è ricco di simbologia, perché innanzitutto ci fa capire che è un Cristo vivo, che noi non siamo figli di un Cristo morto, che non dice una parola, che sta lì in silenzio e non parla. Se è un Cristo vivo, e questo lo deduciamo dal fatto che ha gli occhi aperti, lo deduciamo dal fatto che non ha la corona di spine sulla testa, ma una corona di gloria, questo ci fa capire che l'unico che regna ed è presente nella nostra vita è solo Lui, Gesù Cristo.